si è conclusa nella sede del quotidiano Il Mattino, presso cui Giancarlo Siani lavorava, la giornata della memoria in occasione del 28° anniversario della sua morte. Dopo la deposizione dei fiori sulle rampe a lui intitolate, la Meari verde di Siani, divenuta simbolo di legalità, ha attraversato le strade cittadine e si è fermata in via Chiatamone nei locali che un tempo ospitavano le rotative per la stampa del giornale. L'auto resterà esposta 4 giorni nella sede del Mattino per il premio Giancarlo Siani, iniziativa dedicata agli studenti che avranno l'opportunità di discutere con esperti del settore sulla professione del giornalista e la libertà di stampa. Anche io personalmente l'ho sempre sentita molto, questa del 23 settembre, a distanza dal 1985, dal barbaro omicidio di Giancarlo Siani, ma quest'anno ha una connotazione particolare. C'è questa potenza della Meari che gira per la città portando nuovamente in vita Giancarlo, le sue idee, la sua passione, il suo coraggio, la sua determinazione. Oggi c'era tutta la Napoli onesta che partecipava. Io avverto oggi come uno di quei momenti di ulteriore svolta della nostra città. Bene che il primo passaggio l'abbia fatto Roberto Saviano e tanti altri qui al Mattino, per ricordare sempre che il giornalismo deve essere una missione, come hanno detto Don Ciotti e Minoli. Interroghiamoci su questo: magistratura e giornalismo sono missioni, non sono lavori come altri. E Giancarlo la interpretava talmente bene questa missione che la camorra l'ha capito prima di altri e l'ha ammazzato. Però oggi vive ed è bellissimo che da Napoli la Meari comincerà a fare il giro del mondo, andrà in tutti i luoghi in cui giornalisti coraggiosi sono stati ammazzati da mani criminali, per poi ritornare a Napoli ed essere definitivamente piazzata con un bellissimo progetto fatto da alcuni giovani napoletani nella piazza della legalità a via Caldieri, dove c'è uno degli sbocchi della tangenziale della nostra città.